Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2019. Signori, pronti per l'ultima gara di questa nostra quarta stagione. Siamo sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi. Abbiamo fatto le nostre prove libere un pochino qua e là e siamo pronti per quelle che saranno le nostre qualifiche. Siamo, come detto, all'ultima gara della stagione, campionato che ormai è stato già deciso, con Lucas Weber, campione del mondo, finalmente ce l'ha fatta. Cioè, finalmente per lui, non per noi, perché noi avremmo evitato volentieri di dargli questa vittoria, visto che noi gli avevamo rubato il titolo con la Renault. Insomma, sarebbe stato le qualifiche. Comincia lo spettacolo. Sarebbe stata una cosa bella e intrigante rirubarglielo un'altra volta con la rossa, però insomma l'anno scorso abbiamo fatto un recupero da panico, quest'anno è stato più difficile, non è sempre tutto rosa e fiori, ma comunque abbiamo portato la nostra Ferrari ad avere una buona competitività, ad avere il top del top dal punto di vista dei componenti, almeno quelli che possiamo avere, poi anche se non raggiungiamo il massimo dal punto di vista di un paio di reparti, però insomma abbiamo fatto il possibile anche per il prossimo anno. Prossimo anno che insomma potrebbe essere comunque buono, che ne dite, rimanere con la rossa per cercare di aggiudicarci il mondiale, che effettivamente quest'anno non abbiamo vinto. Abbiamo lavorato per rendere la Ferrari un'auto competitiva, ma il mondiale non lo abbiamo vinto, quindi sarebbe una bella sfida una seconda stagione con la rossa. Per puntare al titolo piloti ed eventualmente anche al titolo costruttori, visto che Sebastian Vettel sta andando forte. Gli abbiamo fatta la macchina sportiveggiante, la sfrutta meglio di noi. In qualifica però, in qualifica, perché noi siamo... animali da gara, da qualifica siamo delle pecore, non lo so, ma facciamo cagare di brutto. Signori, per il fatto che molti dicono freni troppo in anticipo, insomma, giocate senza aiuti, senza ABS, se freno in ritardo, ecco quello che succede. E non ho neanche frenato così tanto in ritardo. Quello Sebastian gioca con gli aiuti, grazie al Kaiser. Qua vanno tutti con gli aiuti, Dove vado io però? Gli piace vincere facile. Mi spiace, non era la Lo so, ma voi in qualifica siete troppo pretenziosi. Sapete che poi in gara facciamo sfacello. Concluse le qualifiche. Rivediamo anche dialettoni, le prime tre posizioni attuali. Vettel, Norris e Charles Leclerc. Le qualifiche sono... Pronti, pronti, signori, siamo prontissimi. Ci abbiamo il volante caldo, dobbiamo assolutamente recuperare, dobbiamo assolutamente cercare. Allora, Vettel non gli diciamo niente perché poveraccio, Vettel ha avuto delle sfighe clamorose, anche il team diciamo che non è stato proprio... Sfortuna in qualifica, non proprio il signora, massimo. Signora, lei è fortunata che... non ci sono punti. Ecco, è fortunata che... Basta, resetta la signora. È fortunata che non si possono cambiare i manager, cacciare la gente, perché sennò non stava qua, signora, Beh, quindi, si deve ritenere soddisfatta. Eccoci qui, pronti per l'ultima corsa dell'anno. Dai. Ci lasciamo alle spalle un'altra stagione di vittorie, rivalità. E rimane solo questa gara negli Emirati Arabi, su un circuito che ha fatto il suo spettacolare debutto nel 2009. Benvenuti al Gran Premio di Abu Dhabi. Vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di oggi. Sebastian Vettel parte dalla pole position. Davanti a lui non c'è nessuno che possa disturbarlo. Appena accanto spazio. Guarda per Lando Norris. Anche la McLaren è risalita tanto, Leclerc, Weber, Devon Butler, lo scienziato Sainz. Vabbè, gli altri non ci interessano. Noi vediamo se qualcuno lì davanti magari è stato retrocesso, insomma se n'è andato in vacanza, che ne sai. È stata una stagione difficile, ma cerchiamo di chiuderla al meglio. Sì, sì, va benissimo. Il sesto giro, sono d'accordo con te.
14 e 6, guarda, 14 e 6 penso sia la miscela giusta. E pronti, signori, prontissimi. Ma selezionato la strategia giusta, bravissimo. Perché questi sono birbaccioni, questi ti fanno gli scherzetti. Mi raccomando, voi come sempre, ragazzi, lasciate like, condividete, seguitemi su tutti i social, Instagram, Facebook e Twitch per le live. Date un occhio anche agli altri racing game e a tutto quello che c'è sul canale, primo, secondo, insomma. Vedete Vobis, vedete Vobis. Fate come se foste a casa vostra. Attenzione, qui toccano. Madonna, come siamo usciti violenti. Come siamo usciti violenti. Grande così su Devon. Scalatona. Attenzione, Devon si attacca. Motto di quando si attacca Devon. Una partenza decisa, ben fatto. Buttaci una grassa. Anche un po' di sorpasso che ci dà più velocità sul dritto. Attenzione il davanti, perché Norris e Leclerc stanno lottando tra di loro. Mentre lì davanti Sebastian se ne va. Se ne va. Tanto gli si sfascia la macchina. Prendiamo questo spunto con le pinze. Occhio che c'è traffico, occhio. Siamo partiti molto aggressivi, signori, molto aggressivi. Dobbiamo stare attenti a non tamponare Lucas. Troppo larghi, Kaiser. Ok, sei nella top 10. Guarda come se ne va Sebastian. Ma che stai fuori? Secondo me l'anno prossimo. Madonna, come siamo usciti fomentandoci lì. L'anno prossimo Sebastian, secondo me, sarà lui a darci filo dalla torcia. Se rimaniamo in Ferrari. Oddio, pure se ce ne andiamo, insomma. Allora, abbiamo alcune curve dalla nostra. Abbiamo alcune curve dalla nostra. Purtroppo non sono queste zone dove invece possiamo superare, però... Ci lavoriamo, signori, ci lavoriamo. Dai De Cordolo, dai De Cordolo. Rimaniamo incollati qui e cerchiamo di non sbagliare l'ultima curva, perché là possiamo uscire molto più forti di loro. Anche se poi qua non riusciamo a beccarli, però. L'uso del DRS. DRS disponibile da adesso. Pure qua la nostra aerodinamica ci aiuta tanto. Certo, se rimaniamo in pista, perché se poi ce ne andiamo all'agriturismo è problematica. Adesso potrebbe stare in difficoltà Leclerc, anche se ha ancora un po' di vantaggio, quindi noi abbiamo problemi in ripartenza, quindi comunque è problematica per noi. Nonna.
tirata, è tirata. Occhio. Maledizione. Non è facile star lì dietro, Monteremo gomme medie. C'è una nuova strategia. Non la voglio neanche sentire, no, va bene la mia, va bene la mia. Lascia fare che va benissimo quella che ci abbiamo. Guarda come sguisciamo. Dai, dai, guarda Vettel come vola comunque. Un po' più di finezza. Non è affatto easy. Ti consigliamo di passare al Mix 2. La cosa che qua al Mix 2 ci può aiutare è la presenza di Leclerc che, oh merda, non potendo utilizzare il DRS potrebbe fare un po', cioè sta facendo da tappo in realtà. Il fatto è che dobbiamo cercare di sfruttare la cosa per superare noi prima, eventualmente Lando e Weber, ma è una parola, è una parola. Dai che qua. Perché aveva preso l'interno, quindi ha sbagliato la ripartenza. Qua abbiamo serie problematiche anche noi in ripartenza, però Leclerc invece riprende più velocità nel misto, più vantaggio. Soffre più questo di DRS perché è la seconda zona, quindi il primo e il secondo. Madonna, si è intraversata. Un po' troppo aggressivi, forse sui cordoli, signori, ma questo Lucas ci copre la visuale. Devo puntare anche al pit, per quanto Vettel mazza se va, nei box, okay. Completa il giro nel minor tempo possibile. Quale sofferenza. Sì, perché andiamo tutti a una velocità molto costante, cioè chi perde da una parte, chi perde da un'altra. Io perdo in queste ripartenze e quindi non riesco a starli attaccato. Sembrano molto usurate. Vabbè, però durare ancora parecchio. Assicurati di gestirle come si deve. Ma ci dobbiamo fermare che cosa vuoi che ti gestisca? Allora, Vettel ha un gran ritmo. Qui è tutto un po'. Mi raccomando, fermati ai box a questo giro. Un mischione. Ci stavamo per piantare
su Lucas. Attenzione, rientrano anche loro. Allora qua, così, vabbè, lascia pure la grassa, tanto ce n'abbiamo in abbondanza. Vai, 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 che usciamo prima, vai che usciamo prima. Non è vero, lui ci ha fregato. Attenzione, sono stati più veloci. È stato un po' fregato Weber. Tanto fregato Weber. Se la attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Grande così, signori, grande così. Attenzione, perché qua possiamo sfruttare il traffico. Dobbiamo essere più aggressivi di Leclerc. Una parola. Porca puttana. Attenzione, Giovinazzi si difende. Grande Giovinazzi. Scusa, erca la puttana. Niente, sia noi che Leclerc siamo andati a tamponare, cioè a toccare con la ruota. Pilota vicino a noi. Nel caso di Leclerc è stato il suo compagno di scuderia. Lo fai sembrare facile. Quindi attenzione, perché lotta tra le assa. Cazzarola. Sebastian è appena entrato nella corsia dei box. Sosta per Sebastian. Occhio. Madonna, Kiat ci sta rallentando. Attenzione, non rientra Kiat. Che cazzo sta combinando? Mo lo fa pure passare. Non è vero, non lo fa passare assolutamente. Ma non passiamo neanche noi. Porca puttana, ma Kiat è un ubriaco. E se ne va lunghissimo Leclerc. Invece non è vero. Grande sorpasso di Charles. Mamma mia che ha fatto. Signori, abbiamo perso una vita dietro a Kiat. Adesso forse riusciamo. Non è vero. Guarda Weber, dove è uscito. Dove è uscito Weber. Maledizione Kiat e chi nu io dice. Cioè tu guarda in un giro quanto abbiamo perso con Leclerc. Probabilmente vi avrò fatto un po' di tagli, perché credo di aver leggermente offeso con parole un pochino improprie quella che è la famiglia di Kiat. Quindi forse ho sorvolato su questo giro, visto che non c'erano stati. Scusa, biondo. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Ammazza quanto carburante recuperiamo comunque. E vabbè, siamo stati dietro a Kiat, ma è stato. Ok, il distacco è 4,6 secondi. Un mio continuo bestemmiare. Cioè, abbiamo perso 4 secondi in un giro. Non è che ha fatto da tappo di più. Maledizione. Adesso se non ci va ad attaccare Lucas Weber, beh, quei due si fermano. Leclerc non lo abbiamo più. Vettel primo, Norris secondo, terzo Leclerc. Peccato, signori, peccato quel Kiat malefico. Dove vado? Quel Kiat malefico. Vabbè, ci risintonizziamo se accade qualcosa. Ultimo giro, signori, abbiamo recuperato tantissimo.
senza parlare. Non c'entro come un cinghiale. Tanto Kiat si è ritirato, sto fio de una mignotta. Attenzione perché ci siamo avvicinati clamorosamente a Charles. Una situazione che sembrava insperata. Dato fondo a tutta la sportiveggianza per arrivare qui all'ultimo giro di cattiveria. Dai! Andiamoci a prendere il podio, signori. Abbiamo fatto anche il giro più veloce. Un paio di giri fa, mi sa. Tanta cattiveria. Poi quando magari c'è una fase tranquilla dove non c'è nessuno che ci dà fastidio, poi magari evito anche di commentare, quindi mi concentro un po' di più, riusciamo a fare tempi migliori. Infatti abbiamo recuperato, erano quasi 4 secondi. Guarda, mi ha fregato il giro sto stronzo De Vettel all'ultimo giro, a cagare. Però signori, due Ferrari sul podio all'ultima gara finalmente. Hai guidato davvero bene. Grazie caro, si poteva fare qualcosina di più, ma purtroppo Kiat, che poi si è ritirato, ci aveva fatto da tappo, se no Norris, insomma, non lo so se si poteva prendere, però. La Ferrari torna a fare festa dopo la grande prestazione di oggi e la macchina ha dimostrato una volta di più di essere competitiva. Olè. Nonostante gli sforzi in pista, in cima alla classifica non c'è più molto margine. Guarda, Luca, ci ha fregato di 2 millesimi il giro veloce. Chi è stato il migliore maledetto in pista? Con questo risultato il titolo è ormai una certezza per la Racing Point. I giorni in cui superavano a stento il Q1 sono ormai un lontano ricordo. Ora sono tra le stelle del firmamento della Formula 1. Aspettate il prossimo anno. Fino a torcere agli avversari. Luca, finisce qui un altro fantastico weekend di corse. Grazie a tutti weekend per averci di paura. Seguito. Luca oggi si è preso le ferie, non c'è sta. Alla prossima. Allora, signori, andiamo avanti. Vediamo un pochino, non so se ci sarà qualche ottimo intervistina. Calla. Sentiamo le tue impressioni. Tutto molto bene, Molte posizioni in gara, no? Guarda, siamo troppo sportiveggianti. Quello che ti pare, tanto... Oggi è andato tutto alla grande. Avevate una buona strategia per la gara? Sì. Tutto a posto. Ti ringrazio. Arrivederci. Arrivederla, gara. Alla prossima stagione, che sarà la quinta. Attenzione. Dove ce lo stanno facendo il riassunto? All'ufficio di sta baldracca. Dato che è arrivata la fine della stagione, sarebbe un buon momento per parlare dei tuoi successi di quest'anno. Isso. Il mio compito è quello di rappresentarti. Devi artisordi. Ma non mi stai aiutando. E in che senso? Per giunta non fa bene alla mia carriera. Devi rimetterti in pista. Fallo per entrambi. Mi spiace per il risultato. È stato un weekend difficile. Ma signora, siamo arrivati terzi. Quali erano gli obiettivi di queste persone? Quarti e secondi. No, signore, andiamo a... Allora, questa volta non vi faccio aspettare perché voglio rimanere in Ferrari, signori. Voglio rimanere in Ferrari. Una seconda stagione l'abbiamo migliorata. Vorrei cercare di arrivare a portare il mondiale a Maranello. Magari anche quello costruttori. E quindi allarga qua la qualifica perché non si può fare così pressante. Primo pilota, bonus gara, guarda il bonus gara mo metti a 3, velocità di miglioria la metti a 3, efficienza pit stop così, sviluppo simultaneo mi metti 1-2 migliorie per reparto, penso possa bastare, proviamo. Boom, pare che non accetteranno la nostra proposta, proviamo a farne un'altra. Madonna, abbiamo sfondato proprio di brutto, quindi significa che facciamo cagare alla grande. Posizione di gara quarti, qualifica sesti. E bonus gara, magari un po' meno del bonus gara. E velocità miglioria. Le
nostre richieste sono eccessive. Dobbiamo scendere a qualche compromesso. Vabbè, signor, scendere a qualche compromesso. Proviamo. Vai a cagare. Siano andati male. Non quindi siamo terzi in qualifica, dobbiamo fare. Quindi secondo pilota, medio, nessuno efficiente. Ma vai a cagare tu e tu madre in calesse. Avremo modo di riprovare a contrattare più avanti. Vabbè signori, comunque un po' di punti per da investire qua ce li abbiamo. Gli sconti sono pochini, però io direi di utilizzarli adesso. Prossime modifiche alle prima che... Ah ok, no è vero, siamo ancora alla fine della stagione. Quindi va bene, ci vediamo con il prossimo appuntamento. Skippiamo il... come famo? Avanziamo? Avanziamo un attimo signori. Ci vediamo poi comunque con il prossimo appuntamento con Formula 1. Ritenteremo questa seconda stagione con la Ferrari. Un nuovo inizio e lì lavoreremo un pochino su quelle che sono le migliorie. E poi cerchiamo di lavorare pure sul contratto che non è andato così bene. Ci vediamo alla prossima ragazzi, dai un saluto a tutti da Quel Taleale.